Salve a tutti ragazzi e bentornati a Max Rocha. Siamo tornati con Red Dead Redemption 2 e il nostro Arthur Morgan ha un'acconciatura e soprattutto uno stile di capelli un po' diverso. Allora, abbiamo cambiato accampamento, ci siamo trasferiti ufficialmente nell'ultima puntata, ma prima di andare avanti io voglio fare qualche modifica. Allora, non gli metto la pomata per i capelli perché tutti mi avete detto di mettergli il cappello, quindi non avrebbe senso, anche se veramente è un figo così, Non so ragazzi, lo sto quasi preferendo senza, però un cowboy senza cappello che cos'è? Praticamente è un cowboy senza cappello, sostanzialmente. Però ragazzi, guardate che barba e baffoni che gli ho lasciato. Allora, volevo rasarlo tutto, ma così è veramente figo. Gli ho tagliato solo quelli del mento e gli rimane il baffone, così proprio un bel baffo. Altrimenti ragazzi, possiamo togliergli anche il baffo e lasciare solo le basette alla Abramo Lincoln. Oppure togliergli tutte le basette e lasciare solo il baffone. Fatemelo sapere voi ragazzi. Io, allora, per questa puntata modifico e taglio tutto, così in modo tale che nelle prossime ci cresceranno. Io seguirò il vostro consiglio, quindi apro ufficialmente il televoto, manco fossimo al GF. Allora, baffo come Triple H nei tempi giusti, no? Cioè praticamente tutta barba senza il pizzetto. Oppure ragazzi, lo lasciamo un po' così, come posso dire, glabro. Insomma ragazzi, il tempo non è dei migliori, qui si sta rannuvolando, quindi direi di iniziare subito. L'ho cambiato un po' visto che il clima è particolarmente caldo in questa zona. Allora, abbiamo una missione, abbiamo ancora Maika in realtà, abbiamo quella del cuoco, ma io vedo un Vanderlyn, un Dutch, veramente molto pensieroso, quindi direi di farci la missione di Dutch, il nuovo sud. Che ci dici, Dutch? Come stai, old friend? It's funny, us ending up down here. My daddy died in a field in Pennsylvania, fighting this lot. I ever tell you that? No. Many times. I see I'm boring you, Arthur. No, boring me. We lost men back there. We have lofty goals, Arthur. We're trying to reform society to a kinder, truer, better way. Now, of course, there's gonna be casualties. We're thieves in a world that don't want us no more. We are dreamers in an ever duller world of facts. Now I'll give you that, but come on. Beh, ragazzi, abbiamo due visioni molto differenti. Noi siamo un po' più realisti, lui è ancora attaccato a quello che è il mondo prima della legge, della civiltà. Vabbè, andiamo da Osea. Guardate però lui quanto è armato. Guardate, bellissimo quel coltello che ha. Sto usando la prima persona, ragazzi, perché con questa modalità sicuramente vediamo dei dettagli che ci sfuggono in terza. Però il gioco va giocato in terza, secondo me, a discapito di tutto quello che ci eravamo detti anche nelle passate precedenti. Sì, nelle passate precedenti. Ovviamente, guardate pure la luce che riflette sul suo gilet porpora. Che spettacolo, porpora. Vabbè, tutti gli uomini avrebbero detto rosso, una donna. Hey, girl, come on down here. Why don't you show us this creek you've been pissing in? Hey, you don't look too rosy, old friend. I thought this warmer weather would... My days are looking good along over, Dutch. Always dream crushing and bubble bursting, dude. Come on, Hosea. Let's go fishing. All right, gentlemen. Let me show you how it's done. Ok ragazzi, una riunione vecchi tempi, diciamo il padre adottivo, lo zio adottivo e il cavallo da soma, quello che ha cercato di dire Arthur anche a John. Cioè Dutch, insomma, ti mette sotto la sua ala protettiva, ti parla, insomma, ti accoglie, ti coccola, però poi gli vuole anche tanto indietro, no? There was us. The curious couple and their unruly son. It feels good here. You did well finding that spot, Arthur. More Charles than me. Hey. It's like I can breathe again, thick and soupy as this air is. Might even do your whistling pipes some good, Hosea. I was once in this country with Bessie. Feels like a lifetime ago. It was a lifetime ago, but what a life we have lived, how well we have fought, especially both of you. I hope so. But now, when things are desperate, we have to stick with the plan. Make enough money, then find somewhere where nobody will find us, where we don't have to hide. Like where? I got some ideas hatching.
but I need you with me, not against me. Both of you. Of course. Still, we do need money. So keep a low profile, especially in the local town. After Valentine, I want everyone on best behavior here. No trouble. Non credo che riusciremo a farla sta cosa. The soil and the rocks. See what turns up. Dutch, we have got to be discreet. Imagine what a slew of rich simpletons there must be down here. Oh, this is perfect for you, Hosea. You'll be able to play them like a fiddle. Nothing would give me greater pleasure, but... No buts! Not today. We fish and we enjoy the day. Looks like law up ahead. Play it cool. Whoa. Allora ragazzi, intanto non so se avete visto tutto il paesaggio che ci circonda. È veramente un altro posto, completamente diverso rispetto a... a Valentine, comunque la zona in cui eravamo. Uomini di legge, facciamo finta di niente. Gentlemen. Ah, Trelawney. Well, look what the cat drug in. I seem to have gotten myself in a spot of bother. Quiet back there. Ah, l'hanno preso. Vediamo un po', Dutch, che fai? Hai detto di non utilizzare le armi, ma vediamo che fa. How are you, boys? Fine. This is quite some country you have here. We like it well enough. Hoagie McIntosh, at your service. Lee Gray, this is my deputy Archibald McGregor. It's good to meet you. You a Scot? Partly. The best part. Of course. Now, tell me, sir, what did the silly fancy fop back there do? Nothing too terrible, I trust. He was accused of running a gold mine and investment scam. Oh, no. I'm sure he wasn't. He is a magician. I know him. He's a fool. But he is not a bad fellow. Now, can we just... I wouldn't do that if I were you. Shit! The Anderson boys! I can't have more scandal! Well, allow us to help, my friend. Arthur! Chase wanted, man. And take Archibald with you. Just what I signed up for. Come on, big guy. Perhaps we can discuss... Dobbiamo fare tutte queste cose? Stay with that train. Don't let them get away. And do not capito, shoot. Non è che... You hear me? Come on, hurry. Sì, vabbè, c'è un cavallo. Quello c'ha un treno. Will you relax? We're not losing them. Faster, come on. What's your name, sir? Arthur Callahan. Faster, Mr. Callahan, please. My neck is on the line here. I get it. I'm doing my best. Beh, meno male ragazzi che ho il nostro Apollo che è velocissimo. Looks like the son of a bitch is gonna make me. You sure I can't just shoot him? No, did I not say that? You said plenty. Dai, Apollo. You law or a goddamn joke? Ah! That must have hurt. Leave him. Stay with that train. Mamma mia, Porello. The train is slowing down to go through the station. Now's our chance. Vai. Get to the side of the train. Yeah. Affianchiamo il treno, ragazzi, e poi gli saltiamo sopra. Get alongside that flat carriage. Perfetto. You think you can jump on there? Certo. Sostanzialmente, ragazzi, ci sta insegnando ad assaltare il treno. Ole! E non sono una guardia, fermo. Sono più criminale di te, fermo. Poi ragazzi, chi li riacchiappa questi che sono caduti, cioè? Dovrebbero continuare a scappare. E in tutto questo, ragazzi, noi non possiamo utilizzare le armi perché ce l'ha chiesto espressamente Dutch, ma dovremmo, secondo voi, dovremmo seguire i suoi insegnamenti? Gli insegnamenti di Roberto per la pesca al salmone, utilizzare sempre esche fatte di boom stand. Che aveva? Cosa, un vecchio, vero? No, mi ha fatto volare il cappello. Non te sei regolato. Il mio cappello. Pam. Mamma mia, uppercut. Beh, non lo raccolgo ormai. Lasciato là. Tanto è inutile, ragazzi. Correre non salverà con quella chioma. Ma dove vai? Prendi. Era pieno di roba da prendere, ragazzi. Però è nella cella frigorifera. Come here. We need to bother. Let me go.
can't do that. Non posso perché me l'ha ordinato Dutch. Là. Non posso prendere io il coso, ragazzi. Mi sta sfettucciando. Sti capelli, ma dove pensi di andare? Ti potrei strangolare, ma ti prendo solo a pizze. Vieni qua. Pam, pam, pam. Ragazzi, vediamo se c'è la prima persona. Ah, non c'è la prima persona nella faida. Vabbè, basta che mi stai a picchiare fin troppo. Tieni. Vedete come sale la vita quando fai a cazzotti. Sì, sì, c'è un po' di carne pestata. Frullata. Sì, insomma, guardate le pizze che abbiamo preso. Prendi spalla, Anderson. Vieni, Felipe. Come si maluccio pure noi, ragazzi. Ci abbiamo prese un bel po'. Bring him out here. Deputy. Sounded like quite a commotion. Is that him? I sincerely hope so. Old Anders Anderson. What now? Anders Anderson. Take him in, come on. Che stupido nome, cioè. Ragazzi, ma voglio dire una cosa intanto. Sì, sì, ma a proposito di cavalli, ragazzi. Ma mi è stata criticata questa treccia incredibile alla coda del mio Apollo. Non vi piace? Ma bellissima. Oh, we'll round them up. Anders back there is the brains of the operation, and that's really saying something. You're the boss. That was mighty impressive, sir. I have to admit. I'd hazard a guess you've served the law yourself at some point. Oh, a voglia. I wouldn't exactly say that. Are you familiar with the area here? No, not really. On your right here, these tobacco fields? Ottimo, this is io vado a, me la vado a fregare. Big estate belonging to the Gray family. Looks bone dry. Yes, we are in dire need of some rain round here, let me tell you. The Greys have lived in Calaga Hall for generations. Fine people. My family's been working for them for years. Sheriff Gray's the one I know best, of course, but they own half the businesses in town. Which town? Rhodes, sir. You don't know it? Where we're headed right now. Ain't what it was before the war, but it has its charms. I'm sure you already know of the Braithwaites. Like I said. Purtroppo sì, ragazzi. Erano quelli con cui ho avuto problemi la scorsa puntata. They have an estate west of here. Awful people, truly awful. They've been fighting with the Greys for as long as I can remember. Sounds like quite the place you got here. Hold. Insomma, ragazzi, dicevo, quelle persone con cui ho avuto problemi quando scappavo dalla legge sono arrivate fino a, alla loro tenuta. Erano appunto questi Braithwaite qui, che sono però una famiglia particolarmente movimentata che ce l'ha a morte con i Grey, che sono quelli che possiedono mezza Rhodes, che è la città in cui siamo. Bella polverosa. Yep. Okay. We're gonna stop just ahead on the right, outside the sheriff's office. Can you grab Anders off your horse and carry him in for me? Certo che te lo porto, Anderson, ragazzi. Di tanto in tanto vado a fare anche delle missioni da cacciatore di taglie che fanno un sacco di soldi. Guardate il sangue. No, vabbè, ragazzi, sto gioco è tutto. Voi mi dite, no, perché c'ha tutti i 10. Ma guardate il perché. Questo è un gioco clamoroso. Clamoroso. Mr. Gray! We got him. Very good. I told you Arthur would deliver. Man has a passion for justice. That's wonderful. So, about una grande giustizia. Here, your idiot friend is free vabbè, to go. Ciao. But no more trouble from you, partner. I promise you, this was all just a big misunderstanding. However, I want to thank you from the bottom of my heart. Now, I'll pretend to appreciate that. Mr. McIntosh, it has been a real pleasure. The mostly good citizens of Rhodes, we welcome you. Well, we're just honored to be here. Make your friend behave. We got enough trouble from some of the residents, old timers who've gone sadly to seed and lost their dignity. How terrible. Come along now. I will keep this fellow on the straight and narrow. Well, come back and see us sometime soon. Excuse me, gentlemen. Beau, these better be ugly rumors. Is it true you were seen talking to that wretched Penelope Braithwaite? I can't thank you enough. Where have you been? Around. And where are you staying? I'm renting a caravan on the edge of town behind the church. It's horrible, but no one comes looking.
The whole town is trapped in this interminable feud between the two families. His lot, Gray's, and the Braithwaite's. Interesting. Two old plantation houses and falling out of rebel gold and marrying cousins or not marrying... Arthur, Jose, you start poking around. See what you can find out about that. I have missed you, boys. I've heard about bounty. Oh, there's been a price on my head for 13 years. It'll take a month to find us down here, and it seems like we can have a little sport. Well, they're good bounties. Where you hear this? Some fellas I met at a camp near the state line said there was talk of it in bars in the north and west for 500 miles. There was talk of super agents of some sort. Super agents? I'd love to meet one. It's just talk. I'm sure it is, but I couldn't not tell you. Stay out of trouble. Thank you, gentlemen. Mo lo arrestano subito a lui. Insomma, ragazzi, avete sentito? Due grandi famiglie, okay, che sono appunto so i Gray e i Braithwaite. Arthur, you start sniffing around the Gray's place, see what the story is there. Yeah, I passed by it earlier with our friend Archibald. Good. Hosea, you see what you can find out about these Braithwaites. All right. Thank you, ok, Arthur. Avete capito? Sembra tipo la storia di Romeo e Giulietta, però. Trip. Sì, there's infatti, dobbiamo andare a pesca. I'm up for it. How about you, Arthur? Have you had enough of the chase for one day? Vai a pescare? Ma che me ne frega andare a pescare, ga? I'll need to relax someplace. Fair enough. It looks like it's you and me, old man. Beh, ragazzi, forse ci sarei potuto andare, ma sarebbe andato lì, vai a pescare, magari dicono due cavolate, ecco, forse magari per ascoltare qualcosa. Ma mi voglio perdere in questa nuova città, voglio andare a scoprire un po' di segreti, visto che adesso che abbiamo una nuova città a nostra disposizione, guardate quanto è polverosa, ci sporcheremo tantissimo. Morti dappertutto, famiglie in lutto, scontro tra uomini di legge, banda di Dutch e agenti di Cornwall, che è praticamente quello che è successo nelle scorse puntate. Allora, ragazzi, mi sono fatto un giro per Rhodes, però il fatto che non posso usare le armi, sono andato a chiedere informazioni alle persone, da quello che è emerso è che quei Gray, la famiglia dello sceriffo, intanto guardate che bella questa casa. Potrei entrarci, vediamo un po'. Sono tipo degli Yankee che hanno partecipato. Degli Yankee, quindi vengono da New York, che durante la guerra hanno fatto parte, tipo, hanno fatto tipo le spie sostanzialmente. Però abbiamo forse sentito la campana dell'altra famiglia, no? Però, ragazzi, nel mentre sono venuto a Strawberry per fare la missione di Maiga. Sostanzialmente è stato Maiga a mandarci in quel posto, no? A suggerire a Dutch di spostarci di lì. Quindi io voglio vedere un po' dove sta Maiga. Cioè, soprattutto il perché. No, non si è ricongiunto con noi. Penso che stia in mezzo a queste gole. Non so se ho fatto bene a passarci di notte. Hey Arthur, good to see you. Why? You want rescuing again, dear? No, I got a plan to make it up to you. A plan like the Blackwater Ferry job? Or like you going off scouting and ending up in jail? Dutch said you was a big shadow cast by a tiny tree. I don't even know what that means. I thought you was a tough boy. Not one of those gentlemen trying to protect his riding clothes. I just know whenever things get real, you turn yellow, lose your head. Yellow? Sure seems that way. So I guess you won't be riding with me to rob the banking coach comes about this time into Strawberry. I heard one of the O'Driscoll boys yapping about it while I was inside. You and me? Do robbery? That's what I said, didn't I? After you. Eh beh, ragazzi, rapina. Qui le rapine si devono fare. Allora, la prima cosa da fare, però, prima di andare a rapinare, è una sola. Intanto, ragazzi, guardate che bello. Guardate che bello. Era il joystick che era rotto. Ah, la bandana. In realtà possiamo pure metterci la maschera integrale. Crazy hermit. Can't exactly stay in town now, can I? And like I told you, I ain't going back to Dutch without a peace offering. So what's the deal with this coach? What do you mean? Comes through about this time every day, like I said, the end. I mean, how many men, guns, riders? Nothing serious. It'll be fine.
I heard the bank's been hiring every trigger man they can get of late. The meaner, the better. You worry too much. Forgive me if I ain't wholly faithful in something an old Driscoll told you when you was half drunk in a jail cell. He kept yapping about it, saying how they've been hitting it on the regular. That's a good lead in my book. Damn, old Driscolls are everywhere now. Bastards got a hold of most of Big Valley. Heard they took over some big ranch north of here. How the hell you and Lenny end up down here, anyway? Oh, you know how it is. A few loose ends. Drink here, drink there. What loose ends? Nothing that needs to concern you. I always pay my share. It concerns me when you put us in danger and we don't realize till it's too late. Like that move you pulled at Strawberry, making me kill half the town just for your precious guns. Infatti, ragazzi, per riprendersi le pistole. You need to roll a little looser, Morgan. Looser? I seen you come full undone more than once now, and you only been running with us a few months. Are we gonna rob this coach or bicker about it? What's done is done. Guess we're robbing it. Then let's do it. Dai ragazzi, andiamo a rapinare. Comunque Mike, avete capito, state con noi da qualche mese e già il panico ha fatto. Cioè noi l'abbiamo visto solo fare il casino. Vi ricordo solo la prima puntata. Hold up on this ridge. Sì, vi ricordo solo la prima puntata dove c'era quella ragazza che poi abbiamo salvato, ha dato fuoco a tutta la casa. Cioè potevamo andare in casa, no, infatti non ci entravamo tutti. In a little bit, hold tight. Which way will they be coming in? Should be from over there. We need to hit them fast before they get into town. Just don't lose your head this time. Of course, tough guy. They should be here any minute. Si è fatto giorno intanto. E io non ho più la maschera. They are. Right on time. Get covered up. Come on! me l'ero coperta la faccia. Allora, vediamo un po', ragazzi. Sì, ho la faccia coperta, allora mi metto il cappello. No, aspetta, ce l'ho coperta o no? Sì, ce l'ho coperta, però allora. No, voglio questa, ragazzi, questa è più figa. Vai, mettila. Dai! Attacchiamo le guardie alla diligenza! Allora, armi ce ne abbiamo, ragazzi. Usiamo il nostro Lancefield con le. Con le munizioni. No, lo Springfield questo è. Usiamo lo Springfield con le munizioni Express che dovrebbero essere più veloci. Allora, vediamo un po'. This is a robbery! Stop that coach right now! Ha un colpo solo. Vero. Al culetto, forza. Ho sbagliato tutto, vabbè. No, si è passato all'ultimo, l'avete visto? Quanto è forte questa con le munizioni Express, ragazzi. Non ce n'è per nessuno. Ah, in faccia, ecco, non ce n'è per nessuno. Prendo in faccia e non muoio. Basta adesso, ragazzi, concentrati. Mo gli faccio un po' di. Oh, gli è volata la testa a quel purello. Vedete? Madonna, perché ragazzi, c'ho il fucile a canne mozze. Invece all'inizio io ho preso due. Due revolver Shockfield. Hoping there won't be a next time. You don't mean. Yeah! Baylock! Come on, boy! Corri, corri! Here. Find new rifle too. Bello, dammelo a me, oh. Here you go, Arthur. From me to you. That's grazie. More your style than mine. Lancaster a ripetizione, ottimo! Questo mi piace, questo mi piace. Like licking butter off a knife. Something like that. You don't want to just break it open here, be done with it? Could be more than we can carry. And there might be a second crew of riders tailing. Ecco, sicuramente arriveranno. Not to mention, eccoli là. We ride back in. Shit! Now we're being robbed! Get across the river! Cheat, ragazzi, cheat. Rapinatori che vengono rapinati, e questa.
What the hell? Come on, Arthur, get out of there! È il Ku Klux Klan, raga, questo è il Ku Klux Klan. Allora, io qua voglio fare una cosa con voi. Prendiamoci, insomma, roba che ci può servire. Questa. È il Lancaster, sì. Oh, finalmente, ragazzi, abbiamo un'arma a ripetizione. Spam! Questa manco la vista. Basta, ah no, eccoli, eccoli. Perché non mi li segna sempre tutti? Sì, perché mi devo vedere. A ripetizione così, raga, cioè, st'arma è decisiva. St'arma è proprio decisiva. Vieni qua, baby. Allora, ne arrivano altri, però, no, io però non ho... Cioè, ce l'ho a distanza, ma non così tanto a distanza. Cam in testa. Forza, ragazzi, sono super fomentato. Sono super fomentato. Voglio andarmi a leggere un po' di più sulle armi. Lancaster, sta roba così, cioè. Cioè, a quei tempi, ragazzi, non erano armi automatiche come ce l'abbiamo adesso, cioè. Aspetta, ho lasciato solo 9 colpi, maledizione. Stanno arrivando ancora? Pure quei cavalli. Ok, è un plotone, aspetta un attimo. Ma scusate, vediamo un po' se... Ecco. A parte che nell'acqua, raga, che cazzo faccio? Ma che sono stupido. Ma sono stupido. Allora, lo devo dire, sono stupido, Dammit! Ah no, ma è finito. No, mi sono finito. Dai, spara. Ciccio. Ah no, è cosa, era Mike, ecco perché non l'ho riconosciuto da terra. Dammi l'ultima kill, me la voglio prendere io. Ah no, non era l'ultima. L'ultima, raga, me la voglio fare col coltello. Vai, uccidilo così. Ah! Ah! Bravo così. No, l'ultima se l'è presa lui. Ah no, l'ultima è quella. Look at the cowards! They're running away! That'll show them. Why is it every job I do with you ends in a pile of dead bodies? Ah, ma non è morto! Did you have a problem killing O'Driscoll? You've got a point. Ma infatti, ragazzi, non ho nessun problema. Infatti è il motivo per cui abbiamo deciso di fare questa missione. Save ourselves some bullets. Yeah, because saving bullets is such a concern of yours. Come on, let's see if all this was worth it. All I see is you, me, a river full of dead O'Driscolls, and a lockbox. I'd say we're golden here, Morgan. Look at that. What's the cut here? It's good. Just make sure the gang gets its piece. Yeah, yeah. Like I said, big shadow, tiny tree. And like I said, that still don't mean nothing. Get out of here. Go see Dutch. Make sure you ain't followed. I know, boss. I know. It's been fun. È vero, ragazzi. 1600. Ah no, aspetta, la mia quota è 300 e 600 va alla banda. Testimone? Come testimone? Oh, mettite sta cosa in faccia. Ok. Indagini in corso, non ci possono essere indagini. Scusate, cioè, non ci ha visto nessuno, sono tutti morti. Avete visto quanti soldi? Io adesso, ragazzi, ho una quantità di soldi inimmaginabile. Quante ce n'ho, scusate? Ok, ragazzi, continuiamo la nostra ricerca di informazioni su Gray e tutti gli altri. Che succede? Vedete i Gray che litigano con l'altra famiglia. Dicevo, ragazzi, nel mentre venivo qui, vedete, sono tutto sporco. Abbiamo fatto un sacco di cose. Ho pure preso un'altra taglia di una persona. Ma mi sono imbattuto su una nuova banda. Cioè, quindi la banda che c'è qui. Ora, vediamo un po' nella casa dei Gray che dicono. Vi ricordo che siamo sempre senza armi. Gallagher Hall. Questo caga il nostro cavallo. Hey, look, I've been helping the sheriff with some trouble. Wanted me to have a word with a few of the folks on the property here. Emmett Lee. All right.
have a word, but I ain't got the time to help you. Obliged. Tranquillo, chiediamo in giro a Caliga Hall per sapere di più sui Grey. Da quello che ho capito io, appunto, ragazzi, ve lo ripeto di nuovo, durante la guerra, penso la guerra di secessione, erano, insomma, venivano da New York, però erano delle spie, quindi facevano il doppio gioco, non hanno una buonissima reputazione. Noi parliamo, chiediamo informazioni, ovviamente qua diranno tutti che bello, sono bravissimi, perché questo pulisce davanti casa sua. I was hoping you'd talk a moment. I'm a student of the history of the region, and I ain't the one to speak to. Try Master Bo. Think he's down there by the wood store. Boy's got all the time in the world. Perfetto, andiamo a parlare con Bo. Con Bo. Beau. Vabbè, insomma, ragazzi, qui noi ci siamo spostati un po' sud. Aspetta, vi faccio vedere sta cosa, perché noi, allora, abbiamo sbloccato un po' della mappa, ma è solamente un po'. Vabbè, Blackwater non ci possiamo andare perché siamo ricercati vivo e morto. Ma noi possiamo ancora andare tutto qua, guardate, ancora non si ferma, eh. Cioè, la mappa è veramente gigantesca, quindi ha voglia a te a giocare. Qua che perché non ci possiamo andare? Port Wallace. Tra l'altro, parlando con un tizio che ho aiutato, mi ha dato delle informazioni su a Strawberry. Dice che c'è un'attività illecita che possiamo sgominare. Un po' come era successo con la rapina famosa che abbiamo fatto a Valentine, che è andata male, quindi... I'll see you at the sheriff's office. Excuse me, friend. We friends? Not yet, but he is hoping. I guess. We don't get a lot of traveling men here. Then suddenly, there's a whole phalanx of mysterious but strangely helpful Yankees about the place. Is there? What are you doing here? I was just looking for work. Well, looking for something. Don't worry, your secret's safe with me. What secret? I got a secret of my own. Are you secretly normal? Excuse me? Never mind. The thing is, I don't care if you kill the whole lot of us and the Braithwaites. I don't want to kill anyone. I love her, you know. Love her? Eh, lo sapevo. Penelope. But it's impossible. Well, love tends to be complicated. She's a Braithwaite. I'm Bo Gray, son of Tavish Gray, nephew of Lee Gray, the sheriff, grandson of old Murdo Gray. We Greys have been loyal to the state and murderous to the Braithwaites for so long now, no one can even quite explain why. Beyond blind loyalty and stupidity, I'm supposed to be loyal to some nonsense while she's amazing. She's like a woman from the future. She's like tomorrow, if tomorrow turns out fine. Well, I'm sorry for your predicament. Would you help? I don't want to get involved. Gang feuds, seems unseemly. I'll pay. I've got money. We Greys, we've always got money. No brains mind but money. Well, in that case... I know she loves to sit out in the gazebo on the edge of the Braithwaite property. Take her this letter and this bracelet, please. Oh... Ragazzi, avete mai sentito parlare di due famiglie rivali e un amore tra i figli di queste due famiglie? Io sì, questa è più o meno quella cosa, ma credo che sia una bella cheat. Dove cazzo sta andando? Dove cazzo sta andando? No, vabbè, cioè non ci posso credere. Stavo qua, è andato da tutt'altra parte, due ore che sto aspettando che questo arriva. Ma sei un idiota, sei. Ma dove cacchio stai andando? Porca vacca, ragazzi, ecco, siamo arrivati. Ho l'unico cavallo senza GPS, veramente. Allora, stiamo quatti come gatti. Io, ragazzi, mi metterei anche la banderuola perché non voglio essere visto o avvistato. Are you Penelope Braithwaite? Well, yes, I am. I've got a letter for you. Oh. And a gift. A letter and a gift. Well, we don't even know each other. Well, it's not from me. It's from from Bo. Oh, he is so... Strange? Yes, he's a little strange, but also so human. The rest of our families are stuck in the Dark Ages, or... Well, I don't know, cave people, perhaps. Bo's different, but if they find out, they'll kill him and send me to live someplace awful, like Ohio. Have you ever been to Ohio, sir? No. Well... Neither have I, but my uncle has a factory there. He was sort of the black sheep on account of having left. But now they tolerate him because he's a vicious snob. Families are... there's something else.
You got a family, sir? No, not really. Well, they tolerate him because of the money. But me, with my ideas above my station, they can't stand. That sounds pretty complicated. I don't know quite what to say. Well, nothing to say, except I hope they all rot. I don't. Well, maybe a bit. But here, if you see Beau again, will you give this to him? Sure. Sì, ma ecco, allontanati dall'aria senza farti vedere. In quale direzione, però? Cioè, abbiamo la lettera di Penelope, un sacco di roba, ma la vera domanda è: perché io mi devo impelagare in questa roba? Che ho fatto di male? Allora, io, ragazzi, mi allontanerei. Vediamo quanto. Sì, bene, benissimo. Molto bene. Top proprio. Senza armi, ve lo ricordo. Senza armi. You got my money? Sure. Did she give anything? For me? Yes. Might I have it? Sure. But it'll cost you. I can't be bothered. Here, take it. Oh, thank you, Arthur. Thank you. My God. What a woman. She's... This'll get her killed, for sure. What? Women's suffrage. Around here, they don't even like men voting. They'd bring back the monarchy, given half the chance. Progress is a dirty word in these parts. Unlike incest. Excuse me? I don't want to marry my cousin Matilda. I want to marry Penelope. But they're gonna... They'll kill her at one of those rallies they're holding. They've done it before. Mister, you gotta help. No, I'm afraid I don't want no part of it. I'll pay. My family, we've still got some money. Fine. Just no more running around with letters. Thank you. Come on. We better get going. Oh mamma mia, ragazzi, adesso che dobbiamo fare per questi due? Io li voglio aiutare perché i giovani vanno sempre aiutati, però. Come on, come on! Come on, come on. We'll go around the property and take the road to town. Sì, sì, io ti seguo, fa come ti pare, non sono di qui. Solo che c'ho una bella volpe da vendere e a sto punto, ragazzi, mi marcirà sulle chiappe. Vabbè. Quindi praticamente lei vuole addirittura mettere vuole mettere addirittura il voto alle donne. Calm down. I can't be calm. If we don't get there in time, my true love may be shot. If she wants to rally, you gotta let her rally. Well, good as the cause is, I can't let her become a martyr to it. I want to marry a flesh and blood woman, not a statue in her honor. I'm sure they know what they're doing. There they are. Sì, perché qua, ragazzi, non volevano tutte queste cose, cioè. Però sono bifolchi fino alla fine. Cioè, la donna che vota. I'm prepared to die for the cause, Bo. You know that. Do something, please. Do what? Fight this mob? We must begin. They need me alive. This is no laughing matter, sir. They need protecting from certain elements. Mostly my family. Penelope, I beg you. I'll tell you what. Your friend here can drive the wagon for us. It'll allow us to shout all the louder. Hooray! Sure. Miss Calhoun. Oh, so Miss Calhoun. Yes. My friend here says he can drive the wagon. Well, Olive Calhoun. Normally I like to drive myself, but today I feel like a man joining us sends the right message. Well, I ain't never been in a protest march before, madam. Well, just treat us like the sheep and the folks attacking us like the wolves, and I'm sure you feel right at home. Shall we go? All right, ladies. We know our song is a good one, and we know our cause is a pure one. Yes, ma'am. Let liberty reign. Wow. Mi ricorda Ali G quando quello gli fa tutte le casalinghe puttane dicano yoho, e stava a raduno delle signore del libro. Take us down Main Street, right through town to the steps of the Becker Road, Mr. What was your name? Arthur Morgan. Very good, Mr. Morgan. Not too quick and not too slow.
We need them to hear our voice. Questo è tanto lento, Guarda questa che corre, ma che sta a fare? Very good, Mr. Morgan, are you an old friend of the movement? I'm just a driver, Mrs. Calhoun. Maybe a shotgun messenger if it comes to it. I hope it won't. Well, our message will be delivered peaceably, Mr. Morgan. You can keep your shotgun to yourself. Don't trample anyone. It's not that kind of demonstration. Stay on Main Street. It's a left up here, Mr. Morgan. Look at these people. It's about to get exciting. I can feel it. I believe you might be right. Good day, Sheriff. I trust you'll make sure it's a peaceful assembly. You sorry fool. Mr. Morgan, I give you the male of the species. That's a pretty dumb specimen, I grant it. This spot is fine, sir. Ladies! Get down! Come on! Come on! Go home! Shut your mouth! What are you doing? The hell is going on? Ladies and gentlemen, yeah. This is a great day for all of us. Yeah. For today is the day we begin to live as equals. Yes, equal, sir. Fair and equal. This is unnatural. This is nonsense. Equal and free, just as the Founding Fathers intended. Yeah. Yeah. Founding Fathers, not Founding Mothers, you silly old goat. His philosophy dependent on biology. What the hell are you doing here, boy? Keep your voice down. I'm trying to listen to the speech. Hello, darling cousin. Don't you ever speak to me like that. What are you doing here? Listening. I suppose. Go help Bo. His cousin is a moron. And stop them from ruining the speech. Yes, you need to learn yourself some manners, cousin. Haven't you got anything better to do? Oh, you always was Bo, a cocky little... Bo, weren't we just leaving? Well, who the hell is this? Follow me, Ronnie. What? You'll hit me? Come on. Come on, pista, ragazzi. Come on, now. Sicuro, 100%. Come on, Bo. Let's go. Quick now. Ah, no, ci andiamo così. We gotta go before they think twice. Oh, Lord. Follow me. I know a place. It's an old battlefield no one goes to. E andiamo lì a fare a scazzottate? Come tipo a Dragon Ball, no? Che quando c'erano i cattivi dicevano andiamo in un posto dove nessuno, non possiamo distruggere niente. Poi vanno là e distruggono qualsiasi cosa. I ain't voted before, but kind of getting hot for voting rights. I don't know whether to take you seriously, Mr. Morgan. My cousins are my primary concern right now. If everyone knows about Penelope and me... Everyone knows about Penelope and you? I know about Penelope and you, and I've been here all 10 minutes. Sooner it's out, sooner it's resolved. The sooner it's dealt with, you mean? We're dealt with. Our families, the Greys and the Braithwaites, we bury our secrets, and we bury them deep. Your secrets and your treasure. You know, Catherine Braithwaite's got a daughter. No one's seen her in years. She weren't right, you know, and Penelope said... I ain't heard about daughters. I heard about gold. But Yankee gold? I fear that's just a story, Mr. Morgan. And I don't know. This is awful. Nobody died. Ain't that awful. My cousins are vindictive bastards. My brothers are vindictive bastards. My cousins are worse. They started it. I know, but... You should leave. I will, as soon as I have enough money. When my family... We have money, but I don't. Is your family very rich? Yes. Well, I believe so. But, they keep me out of the discussions. I have more of a artistic temperament, so... Oh, is that what they call it? Yes. Oh, you made a joke. Mm. I really love her. I do. Well, stick around. Maybe you can die for her as well. I thought you were trying to make me feel better. Look, I gotta go. Me too. Oh, damn!
I'm gonna be late. My uncle is quite as bad as you would imagine. Here, your payment. Thank you. Excuse me. Beh, ragazzi, devo dire una cosa. È stata forse... Intanto ci ha dato $300? O $30? Vabbè, comunque in ogni caso non ho fatto in tempo a leggere. Lo rileggerò quando monterò questo video. Ragazzi, intanto abbiamo preso oro, quindi non male. Magari può essere sembrata una missione un po' noiosetta perché abbiamo fatto un po' i portantini, ma vabbè, non tanto noiosa per voi perché io ho tagliato. Pensate a me che ho fatto pure tutte le camminate. Ma abbiamo però saputo e sentito tante informazioni, tante cose su queste famiglie, esattamente come ci aveva detto Dutch. Ora, vediamo quali missioni abbiamo da fare. Sicuramente una di Dutch che mi è spawnata, eccola qui, proprio... nella città, quindi ok. Allora, in teoria qua le possiamo usare le armi. Vediamo un po'. Quale armi ce l'ho? Vedete, sì. Mentre in quell'area bianca no. Abbiamo delle missioni di Preston, che è il cuoco. Mr. Preston, che ha bisogno di noi. Sembra che si stia scannando con un'altra tizia. E chi è questa? Molly O'Shea. Vabbè, ha bisogno di parlarci. Porca miseria. Poi abbiamo pure una secondaria con Leopold Strauss. E in più ho scoperto che a Strawberry... Dove sta? A Strawberry... C'è, insomma, ci sono dei moonshiners, quelli che fanno i distillati sostanzialmente. E queste sono secondarie. Va bene, ragazzi, io vi do appuntamento ai prossimi video. Fatemi sapere che ne pensate, mi raccomando, il vostro supporto è sempre fondamentale. Un saluto a tutti, amici, ci vediamo alla prossima, ciao ragazzi. Ciao.